La partenza per il Brasile è prevista nel freddo pomeriggio del 18 gennaio. Si viaggia per la scelta del casting, per decidere le location e per gli accordi del contratto di produzione. Da Bologna, Parigi, Sao Paolo, si arriva dopo 10 ore di viaggio a Porto Alegre, in Rio Grande do Sul. Gian Vittorio Baldi, insieme agli assistenti Maria Krunic e Manuel Moruzzi, viene accolto dalla coppia di produttori Lissandro e Jeanette. Prima meta, Hotel Plaza São Rafael. Baby, baby. Appena salito in macchina, Baldi incalza Stallivieri con domande sulla produzione del film e sullo stato dei finanziamenti. Il soggiorno, sì, tutto ok. E invece per la produzione? Per la produzione ancora no. Ancora no? Ancora non c'è la risposta o è no? No, ancora non ho la risposta. Sì. Dopo il riposo in albergo, la giornata prosegue tranquillamente, con le visite all'osservatorio, al planetario, al Museo delle Scienze e ad un grande scultore, Betz Batti. Mille grazie. Ci sono 30 gradi e la natura nella terra dei Gaucho è rigogliosa. Alla sera, trasferimento a Bento Gonzalves. Il terzo giorno il produttore spiega che le leggi e le commissioni sono cambiate. Le riprese del film slittano di 6 mesi, forse un anno, ma Baldi non può aspettare altri rinvii. La produzione fa comunque partire sopralluoghi, nonostante lo scarso interesse del regista. Case, 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 amarezza e delusione. Baldi, sul punto di fare le valigie, riesce a capovolgere la situazione, incontra le autorità locali e le convince a finanziare una parte del film, evitando così l'attesa di altri ritardi. La situazione, carica di tensione e di paura sulle sorti del film, sembra ormai alle spalle. L'assessore alla cultura firma l'impegno finanziario. Grazie. Si lavora alla casa di produzione con i collaboratori di Lissandro e Jeanette. Baldi incontra la produttrice esecutiva Angela Martins. Allora, noi abbiamo pensato, se fosse possibile, di avvicinare i gemelli. I gemelli, o gemeos, sono graffittari famosi in tutto il mondo. Gian Vittorio vorrebbe le loro tavole per animare una parte del film. E qual è l'attore che io ho bisogno di scegliere? Io ho bisogno di trovare una grande personalità, non un attore, sì. Una grande personalità brasiliana che sia all'altezza di questo grande scienziato. Ma veramente, cioè un grande poeta, un grande scrittore, un grande pittore, un grande scultore, che abbia la testa di intelligenza. Sì. È quello che conta per me, è quello che non pensa, è quello che non dice. Cominciano le ricerche dell'attore protagonista. Vengono mostrati a Baldi vari attori famosi, ma non sembra entusiasta. Un bravo attore, quando arriva sul set cinematografico, porta la sua personalità, con tutto quello che comporta, anche i film precedenti, che ha tutti sulle spalle. A quel punto gli propongono un famoso cantante, Chico Buarque. Poeta, scrittore, grido di libertà contro la dittatura.
Ora si cercano i modi per contattare Chico. Qualcuno molto importante, noto nel suo paese, se riceve un'email da una persona sconosciuta è più importante che se riceve un'email da una persona del suo paese. Continuano le interviste ai giornali, gli interventi in televisione e le visite al sindaco e ai grandi industriali. Angelo, allora, per le donne bisogna di una donna di 60 anni, una donna di 35-40 e deve avere una carica sensuale enorme, hai capito? Senza fare niente, uno dice questo è il sesso, capito? Questa è per l'ultima ragazza che è il sogno dell'astronomo, hai capito? Cioè non ha nessun rapporto con questo sogno l'astronomo, è semplicemente l'ultimo incanto della sua vita, hai capito? L'ultimo fiore, quindi deve essere veramente come una rosa appena sbocciata. Non c'è scambio fisico tra di loro, semplicemente è un incanto, ecco. Deve essere un incanto, poi sia di colore rossa, gialla, non importa. Baldi, parlando con il grande astronomo Renzo Sancisi, cerca di ottenere i contatti per poter filmare il più potente telescopio del mondo ad Atacama in Cile. Il film che sto per incominciare a studiare, a proporre a me stesso e agli altri è anch'esso un film di ricerca e vorrei veramente che fosse il mio primo film.